Qual è la tipologia della vostra clientela ed avete lavoratori che vengono qui a fare la pausa pranzo? Beh, quello sì, l'abbiamo comunque, noi facciamo comunque cucina o cose del genere comunque per attirare più clientela possibile. Logicamente ora non ci sono perché essendo chiusi gli uffici o comunque riaperti solo alcuni, manca questo tipo di clientela, ecco. Nel caso in cui si dovesse ritornare alla modalità smart working, questo cosa significherebbe per voi? Ma è comunque una perdita comunque nel momento dell'ora del pranzo o del dopo lavoro, dell'aperitivo, non incide, non influenza così tanto diciamo la giornata lavorativa, però comunque è una parte che ti viene a mancare. Allora, tipologia è studenti, turisti e senesi, quindi due di queste tre fette non le stiamo vedendo. Quindi se si dovesse ritornare a una modalità smart working, cosa comporterebbe per la sua attività? Non succede. Va bene la risposta, perché torneremo non alla normalità. È vero che questo smart working credo faccia pensare sia all'ambiente universitario e anche molte ditte che sono lì intorno. Probabilmente il giusto mix può essere una soluzione, cioè uno due giorni a casa e due o tre giorni sul posto di lavoro, perché sinceramente le aziende possono risparmiare alla stessa maniera che bisogna il contatto con il pubblico, non soltanto per un ristoratore o un lavoro nel bar, ma credo tutti hanno bisogno del contatto della persona davanti, con cui parlare, proporre, avere soluzioni e sviluppare il proprio lavoro. Sì, al momento vengono un po' di lavoratori qui, quelli che lavorano vicini, ma si chiude, cioè, sono comunque pochi e un po' di turisti di passaggio. Ok, e quali conseguenze ci potrebbero essere per la vostra attività nel caso in cui si ritornasse all'attività di smart working? E sarebbe la chiusura praticamente e noi tutti dipendenti a casa, perché se non ci saranno lavoratori che mangiano lì e che fanno un po' di pranzo, un po' di colazioni, noi siamo a casa con tutte le famiglie e si va tutti in un incubo, diciamo. In generale avevamo una clientela di operai che a pranzo, di gente che lavorava, avevamo studenti, tantissimi, e quindi avevamo un bel giro di gente. Nel caso in cui si ritornasse a una modalità di smart working e quindi le persone tenderebbero a rimanere più a casa, quali potrebbero essere le conseguenze per voi, per la vostra attività? Noi chiuderemo, non abbiamo altra alternativa, non c'è. Anche ora tiriamo giusto perché abbiamo fatto un investimento, ma andiamo in perdenza giorno per giorno. Quindi fra qualche mese si chiuderà, purtroppo. La tipologia di clientela è varia, nel senso lavoratori, soprattutto persone del posto e anche un po' di turisti a cose normali. Quest'anno ovviamente turisti molto pochi, qualcuno si inizia a rivedere, però ancora molto poco, molto poco. Quindi diciamo, lavorate molto anche per quanto riguarda i lavoratori della zona che vengono qui a fare pausa caffè, a prendere qualcosa da mangiare? Sì, sì, allora noi lavoriamo tanto con le commesse dei negozi e quindi da quando sono riaperti i negozi loro sono ricominciati a venire e mancano i dipendenti della banca, degli esercizi pubblici che sono ancora chiusi. Loro sì. E qualora appunto si ritornasse ad uno smart working e tutte queste persone magari restassero più a casa a svolgere il loro lavoro, questo cosa comporterebbe per voi, per la vostra attività? Sicuramente un minor incasso, perché comunque è una fetta di mercato che attualmente ci manca. Fondamentalmente i nostri clienti sono senesi, fra cui c'è anche i lavoratori, come diceva lei. E quindi cosa pensa dello smart working? Quali potrebbero essere le conseguenze se si ha un ritorno massiccio di lavoratori che resteranno a casa e quindi non andranno in giro a consumare? Ma intanto io mi auguro che questo ritorno non ci sia, perché sennò è la fine, ma è la fine vera.
Lo smart working è un risparmio fondamentalmente per le aziende. Mi stavo detto delle cifre di un'azienda bancaria che sembra risparmio 1 milione al giorno con questo sistema, però sta ammazzando l'economia, e che dai vertici ancora non l'abbiano capito mi meraviglia la cosa. In una città fortunatamente piccola come la nostra sembra ci siano 5-6 mila persone. Il problema è che con questo smart working uno ha la casa al mare, prende il suo tablet, va al mare e ci siamo capiti, no? Ecco.